Gli effetti del cambiamento climatico in Italia e nel mondo sono molto chiari, ma la verità è che nonostante gli innumerevoli appelli, gli impegni presi dai vari governi per contenere il riscaldamento globale stanno venendo meno. Ne è consapevole anche Mario Draghi, che in videomessaggio al forum delle maggiori economie sull'energia e il clima promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, invita a fare di più. Dobbiamo basarci sull'accordo raggiunto nella riunione del G20 sul clima a Napoli, che sottolinea l'importanza di meccanismi di monitoraggio credibili. Questo è solo uno dei passi da compiere nei prossimi mesi ed anni, dice il Premier, ringraziando il leader della Casa Bianca per aver ospitato l'evento e dicendosi pronto a lavorare con tutti per un futuro più sostenibile ed equo. Con l'accordo di Parigi ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, ricorda il Presidente del Consiglio, ma sottolinea se è vero che la maggior parte dei nostri paesi ha rinnovato questo impegno nelle recenti riunioni del G20, è vero anche che si sta vivendo meno e questa promessa. Se continuiamo con le politiche attuali, avverte, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo, con conseguenze catastrofiche. Ad ammetterlo, puntualizza Draghi, è una questione di onestà nei confronti di noi stessi e dei nostri cittadini.